davvero un incontro molto formativo e diciamo, ci ha permesso di avere accesso a tante informazioni che altrimenti non avremmo avuto. Io sono un dottore di ricerca in demografia e mi sono occupata per anni del fenomeno migratorio, però spesso quello che ci manca è quello di avere un contatto diretto con quella che è la realtà, e quindi mi ha fatto piacere essere presente sul campo, perché il bello di questa commissione è quello di metterci insomma le mani in pasta. E quindi ho molto apprezzato questo gesto. Volevo anche ringraziare tutte le forze dell'ordine e le istituzioni che oggi hanno partecipato a questo incontro per il nostro proficuo scambio di informazioni. E in più volevo anche mettere in evidenza come sia stato importante mettere in risalto l'aspetto del coordinamento tra le forze dell'ordine, perché solo attraverso il coordinamento e il lavoro concreto e sinergia realizzato tanto dalle forze dell'ordine italiane quanto da quelle francesi, solo così si potrà realmente trovare una soluzione a questa problematica. Mi è piaciuto tantissimo vedere quello che è stato il lavoro di indagine svolto sui Pasteur, e spero che questo sia solo l'inizio di un percorso che si possa portare avanti. Quindi c'è da parte mia tutto l'interesse a voler rincontrare di nuovo il prefetto anche a Roma. E, però devo dirvi anche che mi piacerebbe approfondire magari di più questo aspetto legato alla proroga del ripristino temporaneo dei controlli alla frontiera con la Francia, perché oggettivamente un'Europa in cui si lascia solo il carico dei migranti all'Italia non è un'Europa che può andare avanti, e quindi sarebbe bene rivedere, questo è stato il nostro impegno anche come movimento, quello di rivedere l'accordo di Dublino e poter ripensare anche ad un'Europa più inclusiva con gli immigrati, perché nonostante tutto comunque i flussi migratori continueranno ad arrivare dal sud e dobbiamo essere pronti a poter far fronte facendoci carico tutti e non solo obbligando al nostro solo paese.